La discussione per quanto riguarda il comparto 60 e a seguito di alcune riflessioni che sono state fatte sia dal vicepresidente Massimo. Giovanni Orcineri ma anche dal consigliere Molendini, abbiamo ritenuto di proseguire la discussione alla presenza dell'avvocatura. Al momento io procederei all'appello. Presidente, il dirigente si sta collegando, l'assessore aveva un impegno. Avrei gradito venirne a conoscenza. Grazie comunque. Allora. Povero presente, Orchineri presente, Baglivo Arturo. Chiamo coloro che non vedo in video. Guido Andrea. Mola Ernesto. Orlando Emanuela. Pala Giorgio. Pala c'è, però dei problemi Pronto? col video, Presidente. Va bene, va bene. Presidente? Sì, qui Andrea, sì. Ok. Presidente? Va bene, Andrea. Valente Luigi. Che c'è, Valente? Eccolo. Presente. Tutto a posto, quindi assenti. Bagnivo, Mola. Orlando e poi il Bottone. Allora, come vi dicevo, abbiamo convocato e avremmo voluto discutere di alcuni dubbi o capire perché l'ingegnere Guido aveva trasmesso all'avvocatura alcune richieste. Fernando Bonocore, che è vedo l'avvocato Novembre. Sì, sono So qui. che, buongiorno avvocato, grazie. So che lei segue La queste. pratica è arrivata il 27 maggio, volevo fare presente dall'ufficio, dal settore urbanistico. Io ce l'ho sulla scrivania, è arrivata il 28, poi c'è stato sabato, domenica e 2 giugno, non l'ho neanche aperta. Ho detto che si tratta di discutere delle polizze fideiussorie per inottemperanza. Guardi, io ho dato disposizione la scorsa settimana che avremmo continuato e bisogna sollecitare gli uffici, Cioppi, se sei in ascolto, che nel momento in cui si comunica il proseguio di una commissione, perché giustamente i dirigenti devono anche non dico prepararsi, però anche organizzarsi, perché quindi vorrei sollecitare l'avvio delle Presidente, comunicazioni. Dica, mi sembra dottore che Filippi. la comunicazione è stata inviata dal dirigente Guido, Buongiorno non da noi. a tutti. Cioè il dirigente Guido che ha inviato la comunicazione. O sbaglio, avvocato? Allora, il fascicolo è arrivato col cartaceo il 27 maggio, a parte che io Cioè non è ho passato da la richiesta noi, di fare una Presidente. diffida Vabbè, alle l'importante, vabbè, avvocato, è giusto che lei, voglio autorità. dire, Insomma, mi dica cosa volete sapere da me. debba avere tempi, non ci sono problemi, assolutamente. Io cerco di convocare sempre in tempi utili. Saluto l'assessore Miglietta. E quindi io darei la parola al vicepresidente Giovanni Orcineri per chiarire gli aspetti e le richieste, perché insieme stiamo seguendo questa problematica legata al comparto 60 e poi eventualmente anche a Gabriele Molendini, perché anche lui aveva sollecitato l'intervento dell'avvocatura. Quindi, vicepresidente Orchineri, a lei la parola. Sono presente, Presidente? Come sono presente?
Ernesto Mola è presente, dice. Ah, allora Giovanni, a te la parola. Sì, vicepresidente, sono presente. Grazie, presidente. Allora, che fosse arrivata da poco, avvocato, più o meno avevamo contezza, naturalmente, perché proprio in occasione della convocazione della commissione io avevo fatto un ulteriore passaggio, insomma, per chiedere aggiornamenti, e siccome avevamo visto anche con l'ingegnere Guido che la Unipol, l'agenzia della Unipol non aveva risposto e dato riscontro alla richiesta di escussione della fideiussione, si era prospettata appunto la necessità a questo punto di passare tutte le documentazioni a voi, e quindi che fosse arrivata da poco io sinceramente sapevo. E quindi in questo senso quello che è utile magari sapere da voi non è naturalmente quello che nel frattempo avete già... Allora, noi faremo sicuramente una diffida un attimo solo, avvocato, chiedo scusa, facciamo finire il occhi neri, poi diamo la risposta, se non le dispiace, prego. Mi scusi, avvocato, così sono completi. Non tanto quello che naturalmente avete già fatto, per quanto siate solerti, ma insomma, ovviamente parte dovete anche almeno guardarle e averle sulla scrivania, ma quale è intanto l'iter che voi dovete seguire, e poi sulla scorta, naturalmente, e senza che questo faccia da contratto scritto fra di noi, e sulla scorta delle scorse esperienze, perché grazie a Dio tanto le lottizzazioni vanno a finire tutte così, quindi certamente non è una novità per voi, sulla scorta delle precedenti esperienze, quali dovrebbero o potrebbero essere i tempi, sia a seconda che la compagnia assicurativa. Gabriele, hai il microfono aperto? Sì, ma in silenzio, non ero io il disturbo. Ha finito Chineri? No, stavo dicendo sia sulla scorta appunto delle scorse esperienze di lottizzazione, quali potrebbero essere i tempi, sia se la compagnia assicurativa in questo caso, no, che ha prestato le fideiussioni rispondesse in maniera più o meno positiva, sia che invece la compagnia non rispondesse o rispondesse in maniera negativa e ci portasse in giudizio sostanzialmente. Così, naturalmente, stiamo parlando di idea e di ordine di grandezza, avvocato, senza, ripeto, che questo sia a lei come presa di impegno, anche perché non è un impegno suo, naturalmente, ma un impegno della giustizia dopo e della compagnia assicurativa prima. Grazie. E allora, prima di dare la parola all'avvocatura, qualora, voglio dire, poi ritenesse prima di parlare l'assessore, voglio dire chiaramente, faremo parlare prima l'assessore. Gabriele Molendini, lei aveva posto anche delle questioni. Paola, se puoi far parlare prima l'avvocatura, così o l'assessore, io poi mi metto anche in video, mi sto collegando in video. Vabbè, ma non ti preoccupare, Gabriele, per me non c'è problema, perché insomma, voglio dire, sappiamo che a volte ci sono difficoltà. Allora chiedo prima all'assessore se vuole dirci qualcosa, altrimenti passerei la parola all'avvocato. Assessore Miglietta, vuole dire qualcosa? Sì, no, vi ringrazio. Grazie Presidente, perché devo abbandonarvi a breve, mi dispiace ma ho un problema personale. No, volevo solo, non ho molto da aggiungere, perché visto anche i lavori che avete fatto nella commissione precedente, visto anche quanto detto recentemente sulla trasmissione proprio recentissima degli atti all'avvocatura, non dobbiamo far altro che aspettare adesso l'iter previsto, quindi l'importante è che, come si evince anche
relazione che ho letto, l'importante è che l'amministrazione non si fermi, purtroppo questi comparti soffrono condizioni strutturali, quindi al momento no, diciamo no, più di quello che stiamo facendo ritengo che non si possa fare, quindi non ho particolari evidenze da aggiungere alle riflessioni che la Commissione sta facendo. Va bene, grazie Assessore. Quindi, salvo che non mi manchino dei tasselli di cui non sono a conoscenza. No, va bene, va bene. Avvocato Novembre, allora vogliamo cominciare a dare delle prime risposte? Esatto. Allora, il primo passaggio sarà quello di fare una diffida più o meno simile a quella già fatta dall'ufficio urbanistico che è rimasta senza risposta, dando tempi brevissimi, 7 giorni, 10 giorni per una risposta sollecita. In mancanza di questo si può predisporre un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, lo svincolo delle fideiussioni, fermo restando che le assicurazioni, qualora ritengano sussistere motivi che abbiano fatto venir meno la validità della polizza, possono fare l'opposizione al decreto ingiuntivo. Quindi i tempi previsti nell'eventualità in cui non ci sia un'opposizione possono essere 6 mesi, 8 mesi, perché il decreto ingiuntivo deve essere adottato, hanno 40 giorni per fare opposizione, poi viene apposta la forma esecutiva, poi si inizia l'esecuzione. In caso contrario inizia una vera e propria giudizio ordinario innanzi al Tribunale di Lecce con i tempi dei giudizi ordinari, quindi almeno 3-4 anni, non meno di tanto. Questa è la situazione. Ripeto, il silenzio dell'assicurazione mi lascia abbastanza perplesso, perché sono compagnie assicurative rinomate sul territorio, non compagnie sconosciute. E anche la mancata riscontro con eventuali decadenze, scadenze o venir meno degli effetti di queste polizze, che sarebbe stata la prima cosa. Quindi ritengo che le polizze siano ancora efficaci e valide, altrimenti l'assicurazione, la prima cosa, l'ufficio legale, l'assicurazione sarebbe stata quella di contestare la richiesta eccependo qualcosa. Quindi vediamo alla mia diffida, che farò immediatamente visto quello di interesse per la vicenda, da 10 giorni nel silenzio inizieremo l'iter innanzi al Tribunale di Lecce con decreto ingiuntivo, con giudizio ordinario. Adesso valutiamo cosa è meglio fare. Va bene? Grazie Assessore. Allora Molendini vuole dire qualcosa? Grazie Presidente. Io in realtà avevo posto un quesito che ripropongo, non so se ora è strettamente nelle competenze dell'avvocatura o di chi, però è un quesito più generale che non attiene a questa, ovviamente, a questo caso specifico, ma attiene all'utilizzo in generale delle cautele delle polizze fideiussorie assicurative, cioè fideiussorie bancarie e polizze assicurative. Ora mi chiedevo, sono previste innanzitutto dei testi del MISE, che immagino che siano quelli che vengano adottati in questi casi, e normalmente vengono utilizzati i testi a prima richiesta, che ci lasciano cautelati perché non andiamo a, diciamo, interporci nel rapporto principale, eventuali contestazioni afferenti al rapporto principale sottostante. E quindi che sia una prima richiesta è una cosa importante, ma io credo che vengano utilizzate quelle derivanti dai testi del MISE. Questo ovviamente può essere una prima precisazione. Poi mi chiedevo, si possono assumere, accogliere fideiussioni bancarie o assicurative di compagnie iscritte nei registri? Siccome ci sono diverse, a seconda siano bancarie o assicurative, quindi enti facoltizzati al rilascio, siccome io ricordo, ho fatto un esempio che per gli appassionati di calcio magari è noto come fatto clamoroso a livello nazionale, ma è successo anche nel comparto dell'edilizia, ne ho avuto contezza per altre cose, è successo sovente che compagnie di paesi, diciamo, con dubbia trasparenza, credibilità, eccetera, che magari insediate in paradisi fiscali o comunque in posti che, diciamo, davano poca concretezza e poca solvibilità a quel contenuto di quelle garanzie,
siano poi state nel tempo, non mi riferisco a noi, mi riferisco a casi nazionali, escusse e diciamo non trovando rispondenza dall'altra parte perché erano compagnie, scusate il termine, un po' farlocche. Allora io mi chiedevo, il riscontro che siano enti abilitati al rilascio delle fideiussioni sia dal punto di vista bancario sia dal punto di vista assicurativo nel caso, come in questo caso per esempio ovviamente Unipol, ma una grande compagnia, c'è un riscontro in fase iniziale, perché ovviamente non è che si può fare quando si escude, nel momento in cui viene depositata la fideiussione si viene riscontrato che chi l'ha rilasciata sia un ente fra quelli abilitati? Perché se poi succede un incidente, perché incidente finanziario, perché quella compagnia ha un rovescio, un altro discorso, ma se l'ha rilasciata una compagnia di comodo, spesso è successo con compagnie di paesi diciamo molto deboli, a volte quelle fideiussioni servivano quanto la carta straccia. E poi da ultima e chiudo con questa, ma forse non è questo un contesto dell'avvocatura, ma mi preme di chiederlo, poi capiremo di chi è. Se c'è una sorta di auditing sulle fideiussioni, cioè c'è chi controlla le scadenze, cioè perché a volte lo dico, perché siccome noi dal punto io per lavoro mi sono occupato sovente sia dell'emissione sia del rilascio di fideiussioni attive e passive, no? Nel settore finanziario c'è una sorta di auditing che controlla queste cose. Ora io mi chiedo, siccome non è un'attività principale nell'ente locale, se c'è qualcuno preposto che poi va a controllare che non ci teniamo in casa carta scaduta, perché chiaramente se abbiamo poi delle fideiussioni ci scadono in mano, ma non c'è chi controlli questo aspetto, è un po' pericoloso, perché anche lì ci troviamo carta straccia, col presupposto che siamo iniziati bene e che arriviamo male, augurandoci che non serva escludere, e non serva escludere, però a volte serve. E quindi se il presupposto è prendere una fideiussione, è importante che ci sia chi verifica, c'è un inventario delle fideiussioni e che verifichi la vigenza. Ho finito, non queste erano più domande, ma ecco, osservazioni. No, devo dire, condivido questa preoccupazione, collega Molendini, perché da quello che si percepisce, almeno leggendo la convenzione, è venuto poi meno successivamente il controllo, che credo comunque andava sicuramente eseguito. Prima di ridare la parola all'avvocato, io chiederei se ci sono altri interventi o altre richieste. Se posso, Presidente, io un'altra cosa all'avvocato chiederei. La facciamo parlare poi. Sì, sì, senza, se non c'è poi nessun altro come... No, posso io, Presidente? Chi è? Scorrano. Sì, allora facciamo parlare Scorrano con le occhi neri, che non ha parlato prima, e poi le ridò la parola. Prego, consigliere Scordano. Sì, sarò velocissimo, anche perché mi trovo a scuola e tra poco esce mia figlia. Poi approfondiremo magari ancora in un'altra commissione. Comunque io tralascio la ricostruzione storica fatta dall'ingegnere Occhineri, che da salvatore della patria sembrerebbe aver fatto tutto, solo che poi non si capisce bene che cosa abbia fatto in realtà. La vicenda nasce molto più lontano. La vicenda, scusami, nasce molto più lontano, e l'ingegnere Occhineri ben lo sa, perché fu affrontata dalla Commissione Lavori Pubblici all'epoca dell'amministrazione Perrone, dove si arrivò già all'epoca all'escussione delle fideiussioni, solo che poi ci fu una proroga del permesso alla Eros Costruzioni, per cui si intese non escludere quelle fideiussioni. Questo giusto per chiarezza e per onor del vero. Ciò detto, io vorrei sapere quante sono le polizze che si dovrebbe escludere, oltre a quella della Eros Costruzioni, che sarebbe poi quella effettivamente responsabile del fatto, o per meglio dire del non fatto, perché andremo ad escludere fideiussioni di lottizzanti che non hanno avuto modo di realizzare sul proprio lotto quello che avrebbero potuto realizzare, ovviamente per carenza di risorse e di fondi. Quindi mi chiedo come faremo a escludere
le fideiussioni di questi signori che non hanno avuto neanche i soldi per poter realizzare il proprio manufatto. Quindi quante sono le polizze fideiussorie in piedi dei lottizzanti che ancora non hanno realizzato e come intende l'amministrazione muoversi nei confronti di queste persone che ovviamente non hanno di che pagare. Quindi vediamo innanzitutto questi termini, perché sennò è complicata. Cerchiamo di comprendere quanti sono i fondi garantiti dai lottizzanti che non hanno potuto realizzare. Cerchiamo di escludere immediatamente invece quello che è di Erus Costruzioni, che era la società che avrebbe dovuto realizzare quelle opere, invece non le ha realizzate per un importo di circa 300.000 euro, adesso non ricordo, e cerchiamo di ricostruire le cose per bene, per come sono effettivamente andate e per quello che è effettivamente accaduto su quel cantiere. Perché l'ultima cosa che è stata fatta su quel lotto, io ricordo di essere andato personalmente insieme all'ingegnere Gigli per fare la prova di carico della fogna bianca, il collaudo. Detto ciò, vorrei anche comprendere perché mi risulta che ci sia qualcuno che all'interno di quel comparto dica ai lottizzanti che è possibile ottenere il certificato di agibilità. Siccome alcuni di quei lottizzanti si sono rivolti al sottoscritto per questa cosa, e il sottoscritto, come ha ribadito anche l'ingegnere Guido la scorsa commissione, ha chiarito che non è possibile richiedere questo certificato di agibilità finché non si completano tutte le opere, vorrei comprendere come mai questo qualcuno invece vada dicendo che c'è la possibilità di ottenere il certificato di agibilità, cosa per me inammissibile e infattibile. Io la ringrazio e attendo una risposta. Va bene, allora Occhi Neri, lei stava completando il primo intervento, poi vedremo se una prima risposta vuole darle al dottore Guido. Prego, Occhi Neri. Sì, grazie Presidente. Ricominciamo da dove avevamo lasciato per chiedere intanto all'Avvocatura avevamo sostanzialmente detto che chiederemmo l'escussione della fideiussione. I tempi dettava più o meno i tempi. Chiedevo se quali possano essere le motivazioni, avvocato, naturalmente giuridiche, che possano eventualmente essere ricondotte o nominate o messe in campo dall'assicurazione per dire che quelle polizze sono non più valide. Le dico effettivamente che la sua sensazione relativamente alle polizze stesse sulla validità delle polizze, vista la non risposta dell'assicurazione, credo che sia giusta. Perché tempo addietro mi sono preso la briga di sentire la più importante agenzia, perché sono tutte Unipol, però per diversi importi, perché ci sono diversi lottizzanti, sentii quella più importante e chi mi rispose approfondì il discorso e mi riferì che la polizza era regolarmente valida, anche se il lottizzante, quello in particolare, non aveva più pagato le quote annuali da un bel po' di anni. Però ha detto questo non esclude che la polizza rimanga valida. Quindi io mi auguro che quello che mi avevano detto e quella che è la sua sensazione sia corretta. Sul resto io sinceramente sorvolo, perché sembra che da una parte ci sia qualcuno che remi pro e dall'altra parte ci sia qualcuno che remi contro, perché quando rimangono i problemi le cose possono poi essere risolte non so come, quando invece i problemi si risolvono anche sotto traccia, perché non mi sembra di fare particolare pubblicità di quello che faccio. È venuta fuori per la commissione che lei, fra l'altro, Presidente, mi darà atto di aver convocato. Non ho neanche chiesto di convocarla io. È vero, le do atto, è stata una mia decisione.
Faccio scivolare queste. Mi sembra. Sono preoccupata invece perché temo che un po' in tutti i comparti noi avremo problematiche riguardo ritardi che ci sono. La settimana prossima vi preannuncio che parleremo del comparto 1. Tutti quanti noi abbiamo ricevuto una missiva da parte dei residenti e dei proprietari e quindi credo che una volta che i cittadini, tutti, metà o a torto, a ragione, inviano alla Giunta e al Consiglio, credo che abbiamo il dovere di prendere in considerazione e capire. Comunque questo, voglio dire, più leggo, più approfondisco e più sorgono una serie di preoccupazioni. Allora, io... Scusatemi, Presidente. Yes. Scuso, sono Fernando Bonocuore, mi scuso se sono cortese, maleducato, intervengo solo per una gentilezza. Non è maleducato, prego, ci mancherebbe altro. Scuso ancora, abbiamo, voi non lo potete vedere, però ci abbiamo nella mia stanza, c'è anche, c'è tutto quanto qui il settore, perché all'1.30 avevamo una riunione urgente e importante. Mi scuso ancora, però purtroppo vi dobbiamo salutare. Vabbè, anche l'avvocato? Sì, lei anzi, abusata, lei anzi è il dono di tutti. Facciamo così, visto che lei, diciamo, da poco ha ricevuto anche da parte dell'urbanistica tutti gli atti. Magari facciamo passare... Facciamo la dittina immediatamente. Giorni, scusi, una decina di giorni e poi la riconvochiamo. Invece io volevo chiedere all'ingegnere Guido rispetto alle questioni che ha posto. Vi salutiamo allora. Grazie, grazie. Grazie. All'ingegnere Guido, se ha da dire qualcosa in merito alle questioni sollevate soprattutto da Scorrano, che non rimangano poi... Me la levo. Prego. Sì, sì, no. Allora, volevo innanzitutto per quanto riguarda il consigliere Molendini, ci ha parlato delle fideiussioni, cioè le nostre fideiussioni e non hanno una scadenza, cioè nel senso che si legge sul contratto che è valida sino a quando il contraente non presenti documenti indicanti lo svincolo esplicito da parte dell'amministrazione comunale, quindi comunque sono valide. Oltretutto in questo caso sono tutte di primaria compagnia di assicurazioni, perché sono quattro polizze, e tre sono Unipol e una è Reale Assicurazioni. Ci sarebbe pure... Ma non mi riferivo a queste, in genere lo dicevo. In questo caso no. Tutte le polizze fideiussorie sono della stessa tipologia, per cui se non c'è lo svincolo esplicito o c'è stato il fallimento della compagnia assicurativa... Non chi le rilascia, intendo, non solo su queste, in genere, il controllo sulle... appunto. Sì, il controllo lo facciamo, ma tutte quelle relative ai piani particolareggiati e sono solamente dietro lo svincolo esplicito da parte dell'amministrazione comunale. Quindi, no, mi riferisco alla compagnia che le rilascia o alla banca che le rilascia, se facciamo il controllo. Ah, cioè... no, sì, il controllo sulle nuove, senz'altro. Questo stiamo parlando, cioè tutti i piani di piani particolareggiati recenti, ne abbiamo fatti solamente due, sono l'Agave. Ma abbiamo fatto verifiche e controllo, ingegnere Guido? Sull'Agave sì, che è l'unico piano particolareggiato che abbiamo, di cui abbiamo modificato la convenzione negli ultimi 4 anni. Su quelle precedenti naturalmente non so dire, cioè stiamo parlando di 10-12 anni fa o oltre. Poi per quanto riguarda queste qui in particolare, c'è anche queste, c'è la norma che prevede che l'istituto possa soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta, però nonostante questo non siamo riusciti ad attivarla, per questo abbiamo passato all'avvocatura. Poi per quanto riguarda quello che aveva detto Scorrano, cioè nel 2016 naturalmente il piano particolareggiato era ancora attivo, cioè nel senso che col decreto del fare era stato rinnovato in maniera automatica, per cui il tempo per completare le opere di urbanizzazione era ancora presente e quindi non si potevano escludere le polizze. Le polizze naturalmente si potranno escludere solamente dal momento in cui la convenzione è scaduta, ed è scaduta nel dicembre 2019. Per quanto riguarda l'agibilità, non lo so, non mi sembra che all'interno della convenzione ci sia una norma particolare sull'agibilità, cioè semplicemente prima del rilascio dei permessi di costruire si doveva accertare che
che le opere di urbanizzazione fossero state attivate, fossero iniziate, ma non dava delle percentuali, se ricordo bene, però lo possiamo ricontrollare. Naturalmente nelle nuove due, nell'Agave e nell'altra che stiamo andando per approvare con il comparto 39, abbiamo inserito invece la clausola esplicita che non si può rilasciare l'agibilità se non sono completate, se non vi è il collaudo delle opere di urbanizzazione. Grazie. E per adesso mi fermo qui. Vabbè, è interessante, poi magari le chiederemo a seguito di una convocazione anche sul comparto 39 quali sono le procedure a parte la convenzione con un nuovo metodo, ce l'aveva anticipato già l'altra volta, che le nuove convenzioni avevano, diciamo, dei presupposti di tipo diverso. Ci sono altre richieste di intervento? Guardi, Presidente, se posso, perché è una cosa a cui tengo particolarmente. No, ma la stiamo conducendo assieme, prego. Sì, lo so. No, ma io, a me dispiaccio le polemiche, lo dico al Chieto Scorrano. Non le alimentiamo. In maniera sincera, no? Io non bisogna mai alimentarle. No, ma io appunto le voglio piuttosto spegnere, no? Perfetto. Se c'è, lo dico con estrema tranquillità, se c'è la forza, la possibilità di risolvere dei problemi, lo faccio, ripeto, senza particolare neanche clamore, ma poi l'ho detto anche, io ho un'abitazione lì, quindi non voglio neanche essere preso come santo in paradiso, lo faccio anche per interesse mio sostanzialmente, laddove ci sia la possibilità di fare alcune cose, non le si fa né per favori personali né altro. Se ci si è permessi di dire che l'agibilità in qualche modo si riesce, senza in qualche modo, si riesce a rilasciare, e perché il sottoscritto si è fatto una passeggiata più volte naturalmente all'urbanistica e con l'ingegnere Guido stesso ha parlato, e quindi dopo aver risolto una marea di cose che neanche sto a dire qui, e dover ancora fare dei passaggi purtroppo perché i lottizzanti hanno lasciato dietro di loro macerie, d'accordo? Perché non abbiamo neanche l'atto di asservimento delle aree a parcheggio. Allora quella, per esempio, è una cosa particolarmente complessa, che oggi che ogni proprietario lì, ogni abitante è proprietario di ogni lotto, fare l'atto di asservimento è una cosa impossibile quasi. Anche lì, ma ripeto, senza, si è riusciti, forse, probabilmente, pare, a risolvere e a ovviare nella spesa, voglio dire, poi formalmente sarà fatto tutto per bene, ma nella spesa è stato risolvere la questione. Perché altrimenti ogni abitante avrebbe dovuto fare un atto di asservimento proprio oramai essendo proprietario, con una spesa naturalmente moltiplicata per tutti gli abitanti immensa, non alta, immensa. Pare che sia che io sia riuscito a capire insieme a qualcuno che evidentemente ne capisce più di me indubbiamente, a risolvere la questione dal punto di vista, ripeto, economico, perché formalmente si può fare, ma collega Occhinelli, quindi se la circondaria, quello che chiedo io come Scorrano, quindi credo che lei abbia adempiuto ad andare a fare delle verifiche, credo che da quello che ho capito che anche Scorrano conosca bene, credo che non abbia fatto nulla. Presidente, però vorrei chiarire vuole, Se vuole. Vorrei chiarire anch'io, se no facciamo un monologo adesso. Guarda Chieto Scorrano, se lui vuole, io posso confrontare e spiegargli tutti i passaggi, allora, guardate, in modo che anche lui sia. Però vorrei chiarire pubblicamente io, poi ci confrontiamo personalmente. Allora, ma vorrei chiarire la parola, Scorrano.
Allora, la commissione ha gli obiettivi, non ha l'obiettivo di creare polemiche tra soggetti, vi prego. Nessuna polemica, devo rispondere però. Noi vogliamo approfondire e dare tutto il nostro contributo alla risoluzione dei problemi. Se avete delle problematiche vere chiarite in altra sede, non mi sembra questo, almeno finché sono io la Presidente, voglio che si discuta dei temi, si trovino le soluzioni. La polemica tra i singoli a me non interessa e credo che non interessi a nessuno. Questo vale sia per Orchineri che per Scotano. Quindi, posso rispondere adesso, allora, Presidente? Dottore, no, no, un attimo. Dottore Guido, lei deve aggiungere qualcosa? No, no, cioè quello che ho detto prima, cioè l'agibilità comunque si può rilasciare. Quello che ha detto Orchineri è veritiero, ce l'abbiamo visto assieme, cioè c'era questo problema di certificare, di fare gli atti di vincolo per quanto riguarda le aree a parcheggi, però all'interno della convenzione non c'è una norma particolare che subordini le agibilità alla fine al collaudo delle opere di urbanizzazione. Grazie. Allora, Scorrano, se deve fare polemica, la prego di non intervenire. Se vuole entrare nel merito della discussione sul comparto 60, l'ascolto volentieri. No, Presidente, però la premessa già non va bene. Io non devo fare nessuna polemica. La polemica non l'ho fatta io. Io ho soltanto ricostruito. Mi dispiace che lei la pensi così. Io non ho preso proprio la parola. Ho preso la parola per la prima volta oggi e ho ricostruito la storia che l'ingegnere Orchineri conosce benissimo. Perché nella passata amministrazione era l'ingegnere Orchineri, da lottizzante, che chiedeva al sottoscritto, in qualità di presidente, di affrontare la questione. Mi correggerà l'ingegnere Orchineri se sbaglio. La questione l'abbiamo affrontata sotto tutte le sfaccettature e le angolature, come potrà confermare l'ingegnere Orchineri, e qualora l'ingegnere Orchineri non confermasse, ci sono i verbali della commissione e lavori pubblici. Tanto per dire una cosa, quindi io non ho fatto alcuna polemica, polemica. Quindi di quello che scivola sopra al collega Orchineri e del fatto che lei mi dice che io faccio polemica, io non ho fatto alcuna polemica, sono entrato in questioni squisitamente tecniche. No, non lo accetto, mi dispiace, mi deve perdonare, no, mi deve dare la possibilità di parlare adesso. Con molto piacere. Posso completare? L'esperienza, no, io direi adesso chiudiamo questa vicenda che... Però io la chiudo la vicenda, Presidente Povero, però comprenderà che dopo una prima commissione di 30 minuti che ha parlato l'ingegnere Orchineri e dopo una seconda commissione dopo 20 minuti, allora quando l'architetto Scorrano chiede 5 minuti, chiariamo. Commissione, ho deciso io l'ordine del giorno, ho chiesto al mio vicepresidente di condurla assieme a me. Io credo di non dover dare conto di questo a nessuno. Ma nessuno dice che non può condurre la commissione, Presidente. Sto dicendo che ha fatto un monologo. Insieme. Possiamo parlare anche noi. Quindi per me Orchineri può parlare mezz'ora perché era, diciamo, co-conduttore assieme a me. Ho capito. Si vede che il consigliere può parlare un minuto. No. Così mi sembra. Vabbè. Anche a me non dovete dire questo. Allora, l'orario sono le 13:43 e chiudiamo la commissione. Vi anticipo che mercoledì prossimo continueremo la discussione con il bravissimo geologo che ci ha già illustrato la volta precedente. Abbiamo degli interventi, credo prima prenotato e Molendini. Proseguiremo questa discussione. Giovedì prossimo parleremo delle problematiche relative al comparto 1. Vi prego, io ci tengo, che voglio dire, lo spirito di questa commissione, che è politica ma è soprattutto tecnica, sia uno spirito di supporto, e spesso abbiamo lavorato tutti in sinergia. Vorrei che si continuasse in questo modo. Poi
E non a lungo termine riconvocheremo sul comparto 60 in modo tale che l'avvocato ci faccia sapere, l'avvocato Novembre, come sono andate le questioni chiaramente di carattere legale, e io immediatamente poi magari la sentirò prima e poi riconvocherò la commissione. Auguro una buona giornata a tutti quanti, chiusura 13:45. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. A me non serve l'attestato, sai Paolo? Arrivederci a tutti. Bene, buongiorno, grazie. Arrivederci. Ciao.